Ristoranti quasi sold out per l'ultimo giorno dell'anno a Cremona con menù della tradizione. Noi siamo aperti, al momento siamo pieni. Quale sarà il menù? Allora, faremo un menù molto semplice, due antipasti, uno di carne e uno di pesce, due primi uguali e due secondi sempre carne e pesce. E poi faremo il menù, cioè, diciamo la pizza e i vari dolci, ecco, che troverete sul menù. Le prenotazioni sono cremonesi oppure gente anche che viene da fuori? Allora, tanti cremonesi, e però abbiamo anche dei gruppi che vengono da fuori e diciamo un'associazione che sono delle ragazze madri che vengono da noi da tantissimi anni. Sono piatti che comunque usiamo durante tutto l'anno, per cui non andiamo a stravolgere, non obblighiamo nessuno ad avere un menù completo, abbiamo un menù alla carta. Tre portate, tre antipasti, tre primi, tre secondi, carne, pesce e non. Poi dopo, vabbè, a mezzanotte, dopo la mezzanotte stappiamo le bottiglie e poi ci sarà il cotechino con le lenticchie tradizionale come tutti gli anni. L'ultimo dell'anno le prenotazioni inizialmente erano fioccate, diciamo si è riempito, poi piano piano malattie varie cominciano a disdire. Però vabbè, non ci lamentiamo, il locale, gente ce n'è. Abbiamo per fortuna il pieno e abbiamo un menù degustazione di 9 portate con abbinamento vini, come ci contraddistingue la nostra cucina, la nostra sala, e ci divertiremo, una serata tranquilla all'insegna dell'eleganza. Cremonesi o anche gente che viene da fuori Cremona? Soprattutto turisti, gente che viene apposta da noi fuori da Cremona. C'è chi invece ha fatto la scelta di chiudere per San Silvestro, ma di aprire il 1 gennaio. Il primo dell'anno siamo sempre aperti, sì. Com'è l'affluenza del primo dell'anno? Sempre pieno, anzi mandiamo via gente, non riusciamo ad accontentare tutti. Come sarà il menù del primo dell'anno? No, menù alla carta. Normalmente stanno tutti un po' leggeri, diciamo così. Più pesce che carne.